Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, oggi show numero 142, cari impattati. Oggi parliamo di un argomento delicato, ovvero la pressione che si mette sui giovani ciclisti e questo cosa comporta per il loro futuro. Iniziamo lo show, lead story. Tranquillo. È una lead story un po' depressa perché l'argomento è molto delicato, quindi non posso avere la solita energia del lead story. Quindi d'ora in avanti solo lead story depressa. No, no, è un caso, è un caso isolato. No, quello che, di cui volevamo parlarvi e ci ha dato lo spunto per iniziare a parlare di questa cosa è la storia di Alex Peters, che adesso ha 27 anni, un corridore che è emerso insieme a Gogenhardt, correvano spesso insieme. E nel 2015 hanno gareggiato in squadra assieme, era anche lui un grande talento. Tutti prospettavano un grandissimo futuro per lui, poi nel 2017, in procinto di passare al Team Sky, ha abbandonato il ciclismo per problemi di depressione. Sì, l'ha rivelato poco tempo fa al Tour of Britain, quindi qualche settimana fa, dicendo che sono voluti 4 anni per riuscire a rimettere a posto la sua testa, ha avuto un crollo mentale pazzesco, di tornare alla società, perché adesso si è proprio estraniato dal mondo. Lui ha proprio detto che le pressioni che si creano nel proprio ambiente di lavoro, in questo caso il ciclismo, possono creare proprio un ambiente malsano con cui diventa impossibile convivere, e questo lo ha portato ad abbandonare completamente lo sport in generale. Poi dopo un po' di anni è ritornato in una squadra Continental e ha partecipato poi al recente Tour de Britain, come dicevi. Sì, bisogna capire, ovviamente questa cosa colpisce più alcuni tipi di persone che una certa personalità piuttosto che altre, però per avere un parere autorevole sulla questione, visto che non siamo psicologi, l'abbiamo chiesto proprio a Elisabetta Borgia, che è psicologa clinica e dello sport. Sentiamo cosa ci ha detto. Spesso si sente parlare di stress negli atleti. Oggi ci focalizzeremo soprattutto sullo stress nei giovani ciclisti. Prima di addentrarci però nell'argomento, è importante fare una premessa. Lo sport è cambiato in maniera fondamentale negli ultimi anni. C'è stata un'evoluzione esponenziale, tanto che la prestazione ormai di ogni atleta viene monitorata e tenuta sotto controllo, tenendo conto di tutta una serie di aspetti che vanno a sminuzzare la prestazione, dalla parte delle metodologie di allenamento, di postura, di alimentazione, tanto che l'atleta si trova a dover gestire tutta una serie di dati, di variabili che a volte complicano un po' le cose. Il secondo aspetto è un aspetto che ha un effetto veramente importante e che condiziona in maniera profonda il benessere dell'atleta, e che è tutto quello che fa parte della visibilità mediatica. L'atleta di qualche anno fa era un atleta che doveva banalmente vincere e basta. Adesso l'atleta deve essere anche personaggio. Gli vengono richieste tutta una serie di cose che vanno oltre la prestazione. Questo è un limite importante, nel senso che l'atleta spesso si trova a dover gestire in primo luogo tutta una serie di aspetti che non c'entrano nulla con la prestazione, ma che vanno ad ostacolarlo in maniera importante. Quindi diventa fondamentale che l'atleta possa essere in grado di mantenere l'attenzione focalizzata, concentrarsi sulla prestazione e lasciare in secondo piano tutti quegli aspetti che possono essere legati alle incombenze, appunto, di social, ai fan, ai giornalisti, che spesso arrivano direttamente all'atleta, diversamente a quanto accadeva magari 10 anni fa, che l'atleta, se andava bene, faceva un'intervista che sarebbe andata poi il mese dopo sul magazine. Adesso l'atleta è pronto a fare una diretta fino a un secondo prima della prestazione e ricevere tutta una serie di feedback dal mondo sportivo un secondo dopo il termine della prestazione. Questo vi assicuro che sull'atleta ha un'importanza fondamentale. Il secondo aspetto è che tutto questo circolo mediatico fa sì che l'atleta non riesca mai a avere dei momenti off che siano dei momenti off reali. Cioè, io dico che l'atleta di oggi è un atleta iperstimolato, significa che fa fatica a trovare dei momenti nei quali può realmente avere delle fasi di recupero completo. Quindi questo è un altro aspetto importante. Abbiamo sentito negli ultimi tempi parlare di burnout. Il burnout è banalmente se pensiamo alla traduzione, è un bruciare via.
significa perdere le energie e non avere appunto più forze per portare avanti la propria carriera sportiva. Se parliamo poi nello specifico dei atleti giovani, dobbiamo avere una sensibilità ancora maggiore. Perché? Perché in primo luogo troviamo degli atleti giovani che sono dei piccoli professionisti, si curano tutti i dettagli in termini tecnico-tattici, ma si lascia ancora molto indietro tutto l'aspetto legato all'emotività dell'atleta. Teniamo conto che quando parliamo di atleti giovani parliamo di atleti dai 14, 17, 18 anni, quindi fondamentalmente degli adolescenti che hanno un'identità in formazione, una personalità in formazione. È per questo che diventa fondamentale riuscire ad andare a lavorare non tanto sulla singola persona che va a seguire il nostro giovane atleta, ma sul sistema di riferimento. Io parlo di un cambiamento culturale, una maggiore sensibilità rispetto a tutti questi aspetti più emotivi. Sono piccoli professionisti che spesso hanno, io dico, un esoscheletro, quindi uno scheletro esterno che li tiene in piedi, da appunto le metodologie dell'allenamento a tutti quegli aspetti più tecnici, ma fondamentalmente sono dei ragazzini ancora che devono conoscersi, devono essere consapevoli di come reagiscono determinate situazioni, capire che emozioni provano, capire che strumenti hanno per affrontare determinate situazioni. È chiaro che diventa fondamentale lavorare sì sul giovane, anche con persone specializzate, ma soprattutto sul sistema di riferimento. Io dico sempre che per far sì che il pesce all'interno della bolla possa stare bene bisogna curare l'acqua, quindi bisogna andare a lavorare con i direttori sportivi, bisogna andare a lavorare anche con le famiglie che spesso si ritrovano ad avere dei piccoli fenomeni che fanno fatica a gestire perché magari loro stesse si fanno un po' prendere dall'entusiasmo. Si sta facendo, si sta lavorando, si sta creando qualcosa. Nelle grandi squadre si sta piano piano iniziando a sdoganare la figura del preparatore atletico, attorniato da uno staff che prevede anche una figura competente in ambito psicologico. La Federazione Ciclistica sta lavorando su questo, ci stiamo lavorando in maniera importante perché questo aspetto viene sempre più riconosciuto e richiesto dagli atleti. Credo che sia un movimento virtuoso che sta iniziando a prendere piede. Dobbiamo un po' metterci qualcosa tutti noi. Personalmente credo che la direzione segnata sia quella corretta, anche perché i dati che abbiamo fino ad oggi sono dei dati che ci mostrano che il ciclismo è uno sport molto molto florido, che abbiamo tutta una serie di numeri in aumento rispetto ai tesseramenti, ma se stiamo a un po' a valutare anche un po' statisticamente il benessere degli atleti, vi posso assicurare che nell'ultimo periodo questi aspetti vanno realmente in maniera profonda ad avere degli effetti sul benessere dei nostri atleti. Ringraziamo Elisabetta Borgia per il suo contributo video. Tra l'altro Elisabetta, non l'abbiamo detto in precedenza, lavora per il team Trek Segafredo femminile, segue alcune atlete, in più lavora anche con la Nazionale Pista Donne. Ha fatto un discorso veramente bello, si capisce veramente che c'è tanto da lavorare. Lei parla del curare l'acqua per i pesci, quindi lavorare con le persone che seguono questi ragazzi. Ma a tuo parere, cioè tua opinione, da parte di questa gente che segue i ciclisti, allena da una vita, c'è la volontà di cambiare le cose oppure la maggior parte rimangono fedeli al vecchio metodo e sono un po' diffidenti su queste nuove strategie? Sì, sia la seconda che la prima. Il punto per me importante è che le figure come quella di Elisabetta, i psicologi in generale o chi veramente è competente nell'ambito ciclistico deve far sorgere il dubbio con chi sta vicino agli atleti, deve far venire il dubbio ai direttori sportivi e ai genitori stessi che il loro modo di relazionarsi con i figli e con gli atleti sia quello corretto, perché se tu fai nascere un dubbio, crei anche una risposta nell'andare a cercare di capire come potrei fare a fare meglio. Allora è il genitore stesso che va a cercare lo psicologo per capire come approcciarsi meglio al figlio adolescente che fa attività fisica. Perché se lo psicologo che fa, secondo me, una conferenza davanti a 100-150 persone, un discorso genitori, bellissimo come anche perché, quello di Elisabetta. No, logisticamente non è che ogni psicologo può andare in ogni famiglia a fare un discorso. Deve essere la famiglia che si attiva, secondo me, e andare
a cercare le ma contro la famiglia, io parlo dei proprio direttori sportivi, dei lì tecnici. È ancora più facile. Io so per certo che tanti tecnici, perché io sono ancora un po' dentro l'ambiente, conosco, anche tu ne conosci tante realtà, ne conosci migliaia. Tengo i corsi per i direttori sportivi. Sai bene di cosa parlo, Giorgione. Non c'è da parte della maggioranza la volontà di cambiare sul serio le cose. Questa è la mia impressione, spero che poi le cose cambino solo nel futuro. Solo nei più anziani, quelli che fanno da tantissimo tempo questa cosa, perché vedo che in realtà più giovani, ma anche non così giovani, c'è invece una volontà di capire meglio come funzionano le cose. E tornando a quello che dice Elisabetta, a me ha colpito molto la parte dell'esoscheletro, della parte della noncuranza delle emozioni, perché se ci pensiamo, un ragazzo, un adolescente, ha bisogno di provare tante emozioni diverse, capire come creare la sua personalità, la sua identità. Noi come atleti, di fatto, questa cosa ci è stata un po' preclusa, perché noi avevamo l'obiettivo di fermare le nostre emozioni. Noi dovevamo far sì che le nostre emozioni non influenzassero il nostro rendimento. Noi dovevamo ignorare le nostre emozioni, fatica, sofferenza, difficoltà, dolore, tutte cose che dovevamo ignorare. Quindi non abbiamo creato una intelligenza emotiva, secondo me, efficace come quella di un adolescente, secondo me, che non ha fatto uno sport ad altri livelli. Poi ovviamente l'adolescente che non ha fatto sport di livelli avrà delle mancanze nei nostri confronti, magari non avrà la resilienza, la costanza che può avere uno che ha fatto questa cosa. Però dal punto di vista emotivo mi trovo molto d'accordo. La cosa che sto capendo anche su me stesso solo ultimamente è che tutta una parte emotiva è stata cancellata in onore, in nome del risultato. Diciamo che ai nostri tempi, tutte le volte che stavi male in un periodo mentalmente, eri o demotivato, eri particolarmente triste, ti dicevano dai, poche paranoie, esci in bici, menare, testa bassa, dai, cosa sono queste storie? Nessuno mi ha chiesto, ma tu sei felice? No, mi dicevano, pensa che c'è gente alla tua età che si sveglia ogni mattina alle 5, alle 6 per andare in fabbrica a 10 ore al giorno, e dici, cavoli, però sì, effettivamente gente che soffre più di me, ha una vita più dura, però quello non, è un discorso che poi faranno magari anche in tanti che commenteranno. Assolutamente. Sicuramente, però bisogna cercare di entrare nello specifico. Però dentro... tanti che commenteranno non hanno mai vissuto il ciclismo giovanile, esatto. Secondo me, perché un conto è scoprire il ciclismo da amatore come hobby e passione, un conto è bruciarsi l'adolescenza inseguendo un qualcosa, perché Ti incanala già, c'è un adolescente, alla fine deve solo pensare a non farsi bocciare, a vivere la sua vita e divertirsi, effettivamente, e pensare a cosa vuol fare da grande. Noi avevamo già in mente tutto, cioè noi avevamo già in mente che siamo esordienti, dobbiamo passare a Livi, dobbiamo passare a Juniori, tanto una bella scuola, diventare dilettanti, passare a professionisti, una vita indirizzata, vince la Roubaix, vince il Tour de France. In quella direzione, e quindi non c'è una libertà, ma ce la creiamo noi stessi poi questa cella in cui ci mettiamo e cerchiamo di stradare la nostra vita. E questa cosa, secondo me, chi non l'ha vissuta non può capirla, perché ti cambia totalmente il modo di essere giovane. Tanti commenti, leggo sempre i commenti che si fanno troppe storie, alla fine gli atleti sono pagati per essere performanti, avere a che fare con questi stress e quindi si devono arrangiare. Questo però è un discorso molto superficiale. Sì. Altra cosa, prima di chiudere la lead story, che ha detto interessante Elisabetta, il fatto che adesso tutto è istantaneo, no? Con internet, i social, appena finisci una corsa hai subito qualcuno che ti intervista, che ti fa una storia, e anche i ragazzi che gareggiano e devono sempre rendere conto al social che utilizzano per la maggiore per dimostrare il risultato che hanno fatto, la performance, così si sentono ancora più stressati da questa cosa. Questa è una cosa sbagliata, dovrebbero insegnare anche ad utilizzare nella maniera più corretta proprio il social. Ma non è facile, perché da un punto di vista, se vuoi recuperare, dovresti proprio disinstallare i social del telefono. Dall'altro punto di vista, per il team è un grande plus avere un corridore importante, certo, che utilizzi i social e fa post corretti con intelligenza. Quindi allo stesso tempo il team si trova ad avere un atleta stressato, ma che deve essere stressato per produrre contenuti da personaggio. Esatto. E questa è ma io per utilizzarli con intelligenza intendo il ok, pubblicare, postare, tutto quello che vogliamo, però l'atleta secondo me non deve stare lì a guardare, a scrollare i commenti, costantemente i commenti, perché comunque ne hanno intervistati alcuni recentemente e questi ragazzi hanno detto che vanno in crisi quando leggono delle critiche cattive nei loro confronti, perché la gente poi non ha limiti, spara cattiverie, classico leone da tastiera, c'è sempre in tutti gli ambienti sportivi, perché tutti politici. Quindi cerchiamo un feedback, e purtroppo non un personaggio pubblico, ha feedback anche negativi, anche gratuiti, e deve imparare a conviverci con quello. Le alternative sono o capisci che sono feedback dovuti a video e tutto quello che vuoi, oppure li ignori, non li guardi del tutto. Secondo me le vie sono due. Voi cosa ne pensate riguardo a questo argomento? Scrivetelo nei commenti. Cycling Inspiration! Ho visto Eccolo che sono qua. Tornato bravo. A livelli alti di energia. Bravo, bravo.
La sfida delle foto caricate sull'ABGCN. Allora, tu leggi l'autore di questa foto. Mauri Pic. La descrizione è veramente molto emozionale, molto inspirational. Sentiamo. Spesso ci si lamenta di aver poco tempo per allenarsi e ahimè, tra lavoro, famiglia ed impegni vari è assolutamente vero. Però una soluzione si trova sempre. Sveglia alle 5 per 3 volte la settimana, una bella luce frontale, spero anche posteriore, non so, vabbè. E via ad allenarsi senza lamentarsi troppo. Mauri, bravo. Cioè, bravo, complimenti. Non è da tutti comunque avere la grinta e la volontà di alzarsi per 3 volte a settimana alle 5, fare 2 ore di bici prima di andare al lavoro. Mi alzo tutti i giorni alle 5, ma anche alle 3, al mezzanotte. Fai 1000 chilometri all'anno. No, c'è la bambina che piange. Esatto. Quindi... Vabbè, ma Giorgione tornerà prima o poi, sì, a essere il levriero di una volta. Speriamo, andiamo col secondo premio. Giggo 98, a 51 anni e pedala da uno solo. Non è Chicco con la Q? Quicco. Chicco, ha messo delle Q, vabbè. Vabbè, a 51 anni e pedala da uno solo, ha chiuso il Sella Ronda e non si è mai fermata in nessuna salita. Ecco, prendi esempio da queste persone che hanno grinta da vendere. Non è che chi carica sulla Cycling Inspiration deve ispirare me e te, deve ispirare la collettività. Io spero che ti ispiri anche a te, devi ispirare anche ma te. Certo. Vabbè, andiamo con il primo premio che va a Francesco M70. Finalmente sono riuscito ad esaudire un mio desiderio, viaggiare dalla Germania, Heisenberg, dove vivo da qualche anno, fino alla mia terra, le Marche. 1200 chilometri, 9000 metri di dislivello circa in 9 giorni. Cavoli. Qui sono in cima al San Gottardo, con pioggia, freddo e con la mia bici autoassemblata partendo da una vecchia trekking bike. Peso totale oltre 40 kg. Ma no. Portato giù anche la cassa di birra. Dai. Ha fatto un'impresa comunque Francesco, direi che se l'è guadagnata il primo premio della Cycling Inspiration. Complimenti. Bravo, davvero bravo. Vediamo per il parco bici, oggi menzioniamo la Churchblade ACR di Albe82, che tra l'altro aveva già caricato questa foto, ma adesso nuova con i Fulcrum Media 55, quindi l'abbiamo nominata volentieri. Di dov'è la Church? Qui è Bergamasca. Bergamasca la Church. Assolutamente. È vero, Bergamasca. Bella la Church. Continuate a caricare le vostre foto sull'app di GCN. GCN Italia Tech o tecnologia, vedete voi. Federico Deliva, dopo aver bucato, sostituito la camera d'aria gonfiata con CO2, una volta giunto a casa, bisogna svuotare la camera e gonfiarla con la normale aria ambiente che si usa con le pompe con manometro. Grazie mille. No. Puoi gonfiarla senza sgonfiarla. Poi... Controlla la pressione che ha e la gonfi. La rigonfi, tranquillo, problema. Federico. Andiamo con una challenge che viene lanciata da GCN, la challenge Wahoo Rival Competition. Ci sono in palio 5 Wahoo Rival suddivisi per i vari canali di GCN, quindi il bacino di utenza è molto ampio, però provare non costa nulla, Giorgione. Assolutamente, è gratuito, basta cliccare nel link che vi lasciamo qui sotto in descrizione e rispondere alla domanda che trovate in inglese ma che per facilitarvi vi traduciamo. Quanto dura la batteria in modalità smartwatch? Domanda molto facile, basta rispondere e poi sperare di essere sorteggiati. Ovviamente per conoscere la risposta dovete andare a guardare le specifiche dell'orologio. Quello è ovvio. C'è un'altra notizia di cui dobbiamo parlare. Eh sì, perché GCN ha creato il proprio team per partecipare alla Swift Racing League. È iscritta alla Lega EM e a South nella divisione A. Non è ancora in divisione Premium perché ha cercato di entrare direttamente in Premier Division, ma quelli di Swift ci hanno detto dovete meritarvelo questo accesso. Quindi i presentatori di GCN UK e tutti i GCN internazionali dovranno competere in gara organizzata appunto dalla Racing League per prendere punti e entrare a far parte della Premium nella prossima stagione. A partire dal 28 settembre ogni settimana ci sarà una gara. Prima o poi dovremo partecipare tutti, Giorgione. Io sono un po' preoccupato, sinceramente. Le gare le potete vedere, sono alle 19.30 all'area italiana. Se vogliamo fare tanti punti io non devo partecipare. Qui dice che ci possono invitare occasionalmente ospiti, potremmo fare venire... Io invito Pippo Ganna. Fa lui la mia gara, secondo me fa più punti. L'ho già avvisato che stia pronto, se ha un'oretta per orario aperitivo mi fa una sgasatina e facci qualche punto, non sarebbe male. Comunque se dovessimo correre, qualcosa correremo sicuro, sarebbe bello fare una live magari. Assolutamente. Una live, quest'inverno, come i vecchi tempi. Torniamo a fare le live su Swift in cui scanniamo, facciamo... C'è anche Giorgione che soffre magari.
I tuoi commenti! Andiamo con il rituale della lettura di alcuni nostri commenti con Giorgione che inizia con Pierluigi Nothing Else Matters. Salve, vorrei porgere la mia domanda agli attuali professionisti e anche a voi ex professionisti. Vi veniva facile alternare la percorrenza su strade aperte al traffico, allenamento, e quelle chiuse al traffico, gare, soprattutto in discesa? Grazie. A me non particolarmente, quando in allenamento avevo metà strada, in gara l'avevo tutta. Sì, cioè, però non è che ti trovi a disagio in allenamento, cioè no. Comunque quando sei un pro, comunque fai ciclismo proprio dalla mattina alla sera, cioè la tua vita, quello è il tuo lavoro, sei talmente abituato a stare in sella, a fare discesa, salita, pianura, in gruppo, cioè ormai ti viene tutto automatico. L'unica cosa disagevole che ho provato è quando abbiamo registrato alcuni video in Galles in bicicletta, dovevo tenere ovviamente la sinistra, lì mi sembrava un po' soprattutto gli incroci, rotonde, era un po' diverso, però dopo qualche ora che pedali... In allenamento logico fai sempre più attenzione perché sai che dall'altra parte possono andare macchine, però non è un problema. No, assolutamente, i problemi sono altri. Emiliano Porta. Ciao grandissimi, domanda soprattutto per Giorgione. A livello biologico, fisiologico, metabolico e quant'altro, come fanno le donne professioniste a spingere forte come gli uomini o quasi? Me lo sono sempre chiesto, visto che le donne in genere non hanno la stessa forza e gli stessi ormoni degli uomini, però riescono ad andare in pianura ad oltre 50 all'ora per una tappa intera. No, oltre a 50 per una tappa intera non ci escono neanche gli uomini, di media. E poi... Cioè, detto favorevole tutto sì, il giorno. Sono stati 10 tappe casi... nella storia, più di 50 sì. Però vabbè, a parte questo, no, le donne in realtà vanno meno degli uomini, anche parecchio meno. Penso che il ciclismo sia uno degli sport con la più grande differenza prestazionale tra i due sessi, tant'è che... Ad esempio nella corsa la maratona è di 42 km sia per gli uomini che per le donne, nel ciclismo invece sì, le gare sono la metà della distanza nelle donne. E anche nello prestativo, è curioso l'esempio che ho risposto anche a questo commento, hanno fatto la cronometro degli europei quest'anno su percorso identico per tutte le categorie. A che stessa distanza? Stessa distanza. La migliore donna è andata più piano del migliore juniores, che tra l'altro corre con rapporti limitati 52-14. Sì, c'è una differenza. Se prendiamo i primi 10 juniores sono tutti molto vicini, i primi 10 donne sono molto più distanti, quindi c'è tanto divario anche all'interno della stessa categoria. Sì, sì, ma quindi è giusto che ci sia. Comunque, c'è una grossa differenza. Comunque il livello anche nelle donne è comunque alto, tra le migliori al mondo sicuramente. No, però possiamo dire che... Principalmente vanno più o meno come i juniores maschi, essenzialmente, sì, come livello di prestazioni, sì. Anche i chilometraggi più o meno sono quelli. Sì. Alessandro Minetti, questo Lead Story è stato il migliore. Fate una raccolta con tutti i Lead Story urlati del Maranga. Ma andiamo fuori a Natale. È la domanda. Facciamo 142, arriviamo a Natale, non so quanti saranno, saremo a 160 show. Facciamo 160 Lead Story. Adesso chiediamo ai nostri poveri video creator se hanno intenzione di fare questa collezione. Non credo. È una di quelle cose che dici, che cagata. Però pensa a aprire 160 video, andare a trovarli, ritagliare il pezzo e metterlo lì, non saranno molto felici. No, non lo faranno mai, però ci proviamo. Vai con Andrea Zanolli. Ciao, in un GCN Italia Show di qualche mese fa avete parlato della cosiddetta memoria muscolare. Io ho 24 anni e vado in bici da corsa da circa un anno e mezzo e mi pare di notare che quando perdo un po' di condizione ho bisogno di più uscite e di più chilometri per recuperare una buona condizione in confronto ad amici che vanno in bici da più anni e che hanno fatto anche anni di attività agonistica. Volevo quindi chiedervi, quanta bicicletta ci vuole per fare una buona memoria muscolare? Come fai a sapere a dare una misura precisa? Io sono sicuro perché col fatto che ho corso 26 anni della mia vita, lì la memoria muscolare c'è. Io vedo che se sto fermo 2-3 settimane ci metto meno tempo a tornare ad avere una condizione decente rispetto a uno che va in bici da un anno. Sì. Però è difficile sapere quanti anni servono, perché poi io penso che contino molto anche le gare che fai. Cioè, ho fatto un'attività molto massiccia, sì. Anche l'agonistico. Ma poi anche l'efficienza di pedalata stessa, cioè il modo in cui riusciamo a essere efficienti nel pedalare anche senza allenamento. Sì. Chi ha corso in bici è diverso a chi non ha mai corso, che perde un sacco di energie e movimenti. Difficile dare una risposta. Fluidi. Sì. Luca Bergamasco, proposta Alan e Giorgio sulle Dolomiti, Giorgio con Giorgio sulle bike, così vediamo se per andare in giro in compagnia un po' di motore può compensare quei 20 kg di differenza. Proviamo, quando avremo la possibilità di usare un e-bike. No, però facciamo che, no, come la proposta che hai fatto, ritratta puoi subito. Usare al massimo una percentuale di batteria, non puoi sgasare. Quella era per le gare, questa è un giro sulle Dolomiti su tutta la batteria. Vediamo. Che voglio, anzi me le porto anche lo. Ma stai attento perché poi rimani a piedi. No, ma le porto di scorta. Ah, di scorta addirittura, proprio così, giocare sporco
in maniera assoluta. Va bene. Piero Guadagni. Ho una certa età, 67 anni, e avevo un peso esagerato. Adesso non sono molto pesante. Un anno fa ho acquistato una bici... Un anno fa ho acquistato una bici a pedalata assistita. Ciò mi ha consentito di riprendere confidenza coi pedali. Avevo due ottime bici da corsa appese alla trave in garage da molti anni. Dopo qualche mese sono tornato sulla bici vera e dopo un anno ho perso 20 kg e mi sto riaffacciando a qualche salita. Se non fossi ripartito con la pedalata assistita non avrei potuto riprendere a pedalare. Anche ora se faccio salite vere vado con l'assistenza. Bravo. Ecco, questo è il classico esempio di una persona che grazie all'e-bike è tornata a rimettersi in forma, comunque non è più giovanissimo. Anch'io comunque ho cambiato 20 kg di peso in un anno. Giorgione, però tu sei ancora giovane. No, li ho messi. Esatto, hai fatto il smesso di correre. Ancora peggio. No, comunque era per dire, l'altra volta nella storia abbiamo parlato dei bike, giusto o sbagliato, c'è chi piace e chi no. Io credo che per tante persone sia veramente un grosso aiuto e non mi sembra giusto giudicare chi ne faccia uso. Ma soprattutto va là, a una certa età. No. È logico che dà fastidio vedere magari ragazzi di 20 anni in forma, senza problemi di salute, partire già con i bike. Beh, allora fastidio, però. Ma perché? Ma anche io questa cosa non la capisco. A me non interessa. Allora non dovrebbero, le persone non dovrebbero neanche andare in moto? Non ho capito. Bah, in moto non fai fatica, non so. Quindi perché vai in moto? È giusto rispettare l'opinione di ognuno. Ma comunque, infatti, ognuno, ma che ognuno faccia quello che vuole, no, che ma si anche diverta critica, come solo vuole. Solo vuol criticare, che critichi, non c'è nessun problema. Vai con Matteo Amendola. Matteo Amendola, secondo voi ha senso dopo 3 settimane di lavoro in salita fare una settimana di pianura, non scarico ma a buon ritmo? Grazie mille, risposte siete grandi. E come tutte queste domande di preparazione rispondiamo sempre, intanto per fare che cosa? Cioè, okay. Cosa devi fare? Qual è l'obiettivo della vita? Non si può rispondere, sì, perché nel senso, va bene, 3 settimane di lavoro in salita, fai 1 settimana di pianura, probabilmente riconquisti un pochino di agilità che avrai perso in salita. Diciamo che in una tabella normale di un atleta che si prepara a una gara non si va a lavorare in questa maniera, non è che fai 1 settimana tanta salita, 1 settimana pianura. No. Si alterna sempre un pochino. Vabbè. Sì, però dipende da cosa devi fare, però va bene, nel senso, riguadagni un pochino di ritmo, ci può stare. Scaricherei anche un pochino se hai già fatto 3 settimane di carico, però si apre un mondo. Nel senso. C'è la classica domanda per il biomeccanico. Attenzione. Vortagor. Dopo mesi mi è finalmente arrivata la bici nuova in acciaio e su misura, con meccanico e dischi, e io sono un pessimo manutentore. Anch'io. Pensavo che calzasse come un guanto, ma invece non mi trovo e ho sempre dolore alla zona lombare. Mentre con la vecchia bici zero problemi e l'avevo presa da ciclista alle prime armi senza alcuna nozione. Prima di tagliarla in due, no. Meglio andare da biomeccanico. Ma sì, ma... Sì, allora, Vortagor. In bicicletta ci si appoggia sul manubrio, sui pedali e sulla sella principalmente. Cioè principalmente sulla sella. Tutto quello che c'è in mezzo può avere qualsiasi forma, dimensione e misura che andrà a influire la guida, l'estetica, il comfort inteso così, la rigidità, ma non questi punti di appoggio, che sono quelli. Quindi l'importante è che questi punti di appoggio abbiano la stessa distanza rispetto al movimento centrale che ci fa stare bene, da una bici all'altra. Poi il piantone può essere 3 cm più alto, 3 più basso, ma se la sella è sempre lì, esatto. A livello biomeccanico non cambia nulla, cambia la guidabilità, cambia tutte queste sintesi, cose. In sintesi, non segarla in due. In sintesi probabilmente sei su male, cioè male sei troppo alto, troppo basso, troppo avanti, troppo indietro, ma è una cosa che si può non risolvere. Non segarla, vai dal biomeccanico. Come vuoi te, segala anche se vuoi. No! Che c'è una crisi esagerata di biciclette, c'è gente che ucciderebbe. No, una bici. Senso, vai dal biomeccanico, ti metti in sella, ti togli i dolori e torni a essere contento di andare in bici. Dai. I commenti sono finiti, mi raccomando, continuate a scriverci, commentare, noi cercheremo sempre di leggere il più possibile. Caption Challenge, la sfida depressa delle didascalie, perché certa gente inizia a essere depressa perché dopo 140 e passa show non hanno ancora vinto la borraccia e ci può stare. Bisogna riprovare, fare qualcosa di divertente, come ha fatto in questo caso Alessandro Vibe. Maranga, piano con questa lead story che ti si sente da qua, from here. Anche se lui parla un po' più incazzato quando è arrabbiato. Maranga! È più aggressivo, c'era la foto di Cavendish che metteva fuori a testa al bus, però l'accento è British, giusto? Andiamo adesso con la nuova Caption Challenge. Questa è super recente, Cassani che misura l'altezza a Sonny, cosa sta facendo? No, non so. Gli batte sulla testa? Gli sta facendo la benedizione, non lo so, qui comunque questa è una foto che ispira tanti commenti, tante caption interessanti. Ormai siete professionisti del settore,
Quindi via con la sfida. Cari impattati, siamo arrivati alla conclusione di questo show numero 142. Giorgione. Come sempre, se vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciateci un bel like, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao.